Prendi un sistema bancario, grandi capitali prestati a facoltosi uomini d'affari e capovolgilo. Piccole somme prestate a poveri, soprattutto donne, che lottano per la sopravvivenza. Il risultato sarà l'invenzione della prima banca etica del mondo e l'assegnazione di un premio Nobel per la pace nel 2006. Il capolavoro dell'economia solidale è riuscito al bengalese Muhammad Yunus. Terzo di 14 figli, Muhammad eredita dal padre, ricco orafo, poco istruito ma fermamente persuaso dell'importanza dello studio, il rispetto per l'istruzione e la dedizione per il lavoro. Alla madre adorata deve invece l'attaccamento alla famiglia e la generosità verso i meno fortunati. Ed è proprio con questo spirito che, dopo aver insegnato economia in Colorado e in Tennessee, decide nel 1972 di tornare in patria, in quella città gong dove era nato 32 anni prima. Il suo obiettivo è sollevare le sorti delle folle di diseredati del suo paese. Non crede nelle elemosine. Mi fa male al cuore, ma ai mendicanti non do mai nulla, dice. Per loro, invece, mette in piedi un sistema di prestiti bancari a tassi bassissimi di piccole entità, da 20 a 100 dollari, da concedere solo sulla fiducia, senza richiesta di garanzia alcuna. È il 1976 e l'esperienza del microcredito apre la strada alla nascita della Grameen Bank e conferisce a Muhammad Yunus il titolo di banchiere dei poveri. Dal primo prestito di 27 dollari, utile a salvare dalla povertà 42 famiglie di Jobra, villaggio alle porte di Chittagong, sono stati erogati circa 20 miliardi di dollari con un tasso medio di recupero del 98%, a dimostrazione che la fiducia ripaga. Oggi l'uomo che ha reso reale l'ossimoro della banca etica e ha esportato la sua esperienza in tutto il mondo continua a comprare i suoi vestiti in cotone organico dalle famiglie del villaggio.